Buongiorno, ci troviamo con il nostro allievo ingegnere Luigi Trota del Master in Project Management che ha appena discusso la sua tesi di Master. Perché ci racconti brevemente questa sua esperienza di Master? Beh, è stata un'esperienza sicuramente piacevole, anche nella mia ottica di professionista che comunque già operava nel settore. Io mi definisco sempre un project manager involontario. Adesso non più. Adesso non più formalmente, però, esatto, posso dire che i corsi, sia per varietà degli argomenti trattati, che per completezza, che ovviamente per qualità, insomma, sono stati un percorso sicuramente interessante e soprattutto completo dalla A alla Z, che ci ha permesso di avere, diciamo, una visione completa di quello che è il project management nelle sue declinazioni principali, insomma, quelle che Bene, oggi si riscontrano anche sul mercato, tra l'altro, posso dire. fa piacere sentirlo. E, ecco, un po' l'hai già accennato, però un po' l'obiettivo di un master post laurea dovrebbe essere quello di fornire strumenti pratici che abbiano un fondamento forte nella teoria, ma che poi servano quotidianamente nell'attività professionale che svolgete. Credi che sostanzialmente questo master abbia ottenuto questo risultato? Beh, sì, sicuramente, sicuramente, nel senso che, beh, è chiaro che io pure, venendo comunque dalla formazione universitaria, dove ci si attiene un attimino di più ad aspetti di natura puramente teorica, avere avuto la possibilità di analizzare i vari aspetti con dei casi studio, degli esempi pratici, delle esercitazioni che anche per me, che l'ho seguito nella forma online, sono state, diciamo, molto utili sotto questo punto di vista. E poi sicuramente sì, cioè l'applicazione di questi strumenti è un qualcosa che, come ho avuto modo di sperimentare sulla mia pelle, è un qualcosa che non rimane confinato all'interno poi dell'aula, ma è un qualcosa che si ritrova pari pari, adattato chiaramente a quelle che sono le Certo. esigenze di un mercato che magari è sempre più È in continua specialistico, evoluzione, settorializzato, in certo, continua sì. evoluzione, soprattutto in continua evoluzione, sì. Però anche sotto questo aspetto posso dire che sicuramente è stato molto soddisfacente il Ecco, percorso. e appunto hai toccato l'aspetto dell'online, come hai vissuto questa non vicinanza, diciamo, fisica all'aula e quindi alla docenza? Credi che comunque quello che il modo in cui è stato organizzato abbia un po' sopperito a questa Allora, io difficoltà. confesso che inizialmente ero scettico, nel senso che quando ho pensato di iscrivermi, ho valutato bene questa opportunità, se scegliere il master online oppure quello. È chiaro che io, avendo fatto la scelta di voler andare a vivere per un certo periodo all'estero, per me la soluzione online era quella molto Era più comoda, sotto certo. tantissimi punti di vista. Però ero un poco scettico sulle modalità di erogazione dei servizi, sulla puntualità, sul quando, se avevi avuto una disponibilità effettiva delle lezioni. Però posso dire che, cioè, soprattutto nei momenti in cui il master si rivolge anche a figure che sono già operative, che magari hanno una vita professionale come quella di tutti noi, Certo. oberata di impegni, Certo. è uno strumento che ha una flessibilità non indifferente. La qualità delle lezioni, dal punto di vista proprio materialmente dell'audio, dei contenuti, e anche di come sono presentate didatticamente, perché ho sempre avuto la disponibilità, beh, io li guardavo con un po' di differita. Però ho sempre avuto quindi a disposizione prima il supporto documentale e poi il video della lezione, insomma, no, sotto questo punto di vista confesso che ero perplesso all'inizio, però devo dire che la piattaforma Ti ha Blackboard convinto? mi ha convinto, Bene, sì, bene, diciamo così. bene. Bene, ti ringrazio. Se ci vuoi così lasciare invece con una riflessione un po' più di natura personale su come hai vissuto questo percorso. Beh, dal punto di vista personale posso dire che io sostanzialmente ero già un operatore del campo, quindi per me è stata la conferma di determinate cose, però è stato anche lo spunto per poter approfondire ed investigare
diciamo degli aspetti che altrimenti non avrei mai considerato, certo, magari nella vita lavorativa quotidiana, non, esattamente, dovendo correre da una parte o dall'altra, si tende, vabbè, comunque anche per una forma, diciamo, di curiosità, o quello che è difficile poi trovare poi il tempo per approfondire. E invece mi sto rendendo conto anche diciamo nelle esperienze che sto facendo, che alcune tematiche, tra cui mi è capitato proprio l'altro ieri di parlare di lean management con un operatore del settore, lean construction con un operatore del settore, oggi non sono più termini relegati nell'ambito accademico, ma trovano un'applicazione pratica nel mondo reale. Quindi già il sapere che esistano e averne sentito parlare, certo, quindi sapere dove andare a cercare nel proprio bagaglio, per me questo, diciamo, è un risultato che personalmente ritengo molto bene, soddisfacente. Ti ringrazio e ecco, una curiosità, come mole di lavoro credi appunto che sia compatibile con una persona che appunto lavora, o è stata una, tra virgolette, faticaccia? Oggettivamente no, nel senso che è impegnativo, è molto impegnativo, anche perché insomma le lezioni sono con una certa frequenza, soprattutto in un certo periodo di tempo. Però sta tutto là, cioè voglio dire, un project manager deve essere in grado di organizzare, certo, se non è in grado di organizzare il proprio tempo, insomma, voglio dire... Che diventa... project manager, eh? Per cui sì, è chiaro. È un impegno. Senza sacrificio, certo, insomma, certo, non si ottiene nessun risultato. È un po' stressante a volte, magari dopo una giornata di lavoro, quello che è, mettersi a studiare 2 ore, 3 ore, 4 ore, quello che è, però insomma ci si organizza, si fa, insomma. Bene, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie mille.